Transformers, robots in the sky. Vai, Steve. L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana di Transformers su Facebook. Ormai da molti anni le ditte terze parti sono ampiamente complementari alle ufficiali per quanto riguarda i Transformers. Talmente complementari che sono andate a riempire vuoti cruciali, parlo soprattutto della linea Masterpiece, con troppi personaggi mancanti. Ed è appunto grazie alle terze parti che questi personaggi sono stati prodotti, e quale ditta più, quale ditta meno, comunque con qualità davvero alta e soddisfacente. Ripeto, quale ditta più, quale ditta meno. C'è una ditta che si è distinta particolarmente in questi anni, cioè la Fans Toys. Piccola premessa, perché ogni tanto qualcuno dice sono un fan della Fans Toys. No, io sono un fan della qualità. Quale ditta fa qualità che mi affascina e mi emoziona? Io sono fan della qualità, che sia ufficiale, che sia non ufficiale, che sia Fans Toys, che sia Moon Studio con gli stupendi Trainbots, eccetera eccetera. Quindi sono un fan della qualità. Dicevo, oggettivamente una ditta che si è distinta in questi anni è la Fans Toys, che ha debuttato nel 2006 abbastanza in sordina con un rimorchio per il Masterpiece 1. Avrebbe dovuto debuttare con un Soundwave, però purtroppo contemporaneamente Takara ha annunciato il suo di Soundwave, un ottimo Masterpiece tra l'altro. Fans Toys purtroppo non era quella che conosciamo oggi, era ancora agli esordi e quindi non poteva competere con il colosso Takara e ha dovuto ritirare il suo Soundwave. Il primo vero debutto è avvenuto con il suo Shockwave, chiamato Quakewave, che in modo molto elegante ha risolto uno di quei problemi, cioè le pistole nei Transformers, dove quasi sempre si andava ad avere delle gambe molto sottili nei robots. E dicevo, in modo molto elegante ha fornito una pistola con un calcio delle giuste dimensioni che si va a spalmare in modo semplice ed efficace sulle gambe davvero molto corpose di questo Quakewave. Ed è stato davvero un ottimo, ottimo esordio. Ma è nel 2014 con il primo Dinobot terze parti prodotto, cioè Slag Scoria, quando c'era da anni il desiderio di avere altri Dinobots dopo il discutibile Masterpiece 8, e appunto è stato questo Scoria Slag che forniva anche un kit per rialzare il robot, appunto Masterpiece 8, una miscela davvero esplosiva che ha sdoganato in massa con grande efficacia prodotti terze parti tra i Masterpiece. E da lì c'è stata tutta l'ascesa Fans Toys, che ha prodotto gli altri Dinobots, sfornando un modello dettagliato dietro l'altro, modelli non solo di stile unico e davvero molto ricercato, i Fans Toys li vedi subito, davvero di grande stile, ma soprattutto la qualità dei materiali e delle finiture. Lo dico da possessore anche di altre terze parti rinomate, quando prendi in mano un Fans Toys e un altro prodotto la differenza la senti, e ripeto, non lo dico tanto per dire, ma a ragion veduta. Ovviamente i prezzi sono alti di questi prodotti Fans Toys, ma ci sta, perché la qualità al momento è la superiore rispetto a tutte le altre ditte che producono figure dedicate ai Transformers. Quando si parla di modelli di un certo livello e costo,
Il box fa parte integrante del modello. Un bel box o un brutto box può valorizzare o sminuire il modello stesso, soprattutto ovviamente in ambito collezionistico. Come più o meno tutti noi bambini anni 80, ho iniziato anch'io con Takara, quindi l'affetto per Takara ci sarà sempre. Partendo dal Masterpiece 1 mi ha dato grandi emozioni, però come dico sempre, io giudico i modelli e non i marchi, e se devo fare un'analisi completa degli ultimi anni, quindi dal 2003 quando è partita la Masterpiece fino ad oggi, devo dire che negli ultimi anni le emozioni più grandi mi sono arrivate proprio da questa ditta Fans Toys per quanto riguarda i modelli. Già possiamo notare delle differenze nei box, premesso che questi box Takara comunque mi hanno sempre affascinato, però qui abbiamo dei grandissimi valori aggiunti. Intanto abbiamo gli interni, qui abbiamo il solito blister in plastica, qui abbiamo il polistirolo che ci riporta ai vecchi tempi del vintage. Ma soprattutto in un box è l'immagine frontale la protagonista, e anche qui Fans Toys è riuscita a fare la differenza, in quanto ad esempio in questo box Takara c'è la semplice immagine del modello, che può essere anche un bel vedere, ma resta la semplice immagine del modello. Invece Fans Toys ha commissionato ad un artista il compito di disegnare ed enfatizzare le linee dei suoi modelli. Ad esempio in questo caso abbiamo esattamente il modello che troveremo all'interno del box, tuttavia l'artista ha un tratto inconfondibile che comunque resta un enorme valore aggiunto e dà un tocco di vera e propria arte a questi box. E dunque in questi anni, a suon di modelli pieni, intrisi di passione, di gusto, ma soprattutto di altissima qualità, superiore al momento a qualsiasi altra ditta sul mercato, è diventata la migliore ditta al mondo a produrre figure dedicate ai nostri amati Transformers. Ed è motivo di orgoglio per quanto mi riguarda che l'artista che si occupa dal 2016 di queste stupende copertine per i box è un artista italiano, si chiama Johannes Vinci di IO Lab Studio, che si occupa lui dei disegni e delle line art in collaborazione con Simone Daraghiati di GW Creations, che si occupa in modo a mio parere magistrale della colorazione di queste opere. Hanno prodotto un Fans Artbook con le commissioni dal 2016 al 2019. Sottolineo che sono inserite all'interno di questo artbook non nell'ordine d'uscita dei modelli, ma nell'ordine delle richieste, cioè man mano che gli sono stati richiesti appunto i disegni, e quindi l'ordine è quello lì. E andiamo di là a parlarne. Devo dire che dal vivo l'impatto grafico è davvero notevole, ma soprattutto al tatto si sente subito un prodotto di qualità con questa copertina fronte retro plastificata. Quindi aprendosi un po' la biografia dei due autori di questi stupendi disegni, formato A4, 20 pagine totali, davanti avremo il disegno colorato, dietro le line art, quindi non colorate, così come l'artista le ha create, quindi 40 facciate in tutto. Ed eccoci giunti al nostro momento solito birretta, che apriamo e voilà, ce la sorseggiamo e andiamo a sfogliare ed emozionarci con la stupenda arte del nostro Johannes Vinci e di Simone Daraghiati.
Vi assicuro che il video non rende le reali sensazioni che danno queste opere dal vivo. Inoltre, come detto prima, anche al tatto siamo davanti davvero ad un prodotto di qualità nella sua totalità. Sinceramente mi sono preso a cuore la cosa, poiché stiamo parlando di un artista che ha raggiunto un grande obiettivo, un artista che come noi dagli anni 80 gioca con i Transformers e ha fatto di questa passione un mestiere, ma più che un mestiere, una forma diversa per esprimere appunto questa passione che ha da sempre. Lo dico con estrema tranquillità, tanto alla fine non mi paga nessuno, quindi lo dico con estrema sincerità. È una persona davvero umile, una persona umile che ha raggiunto un grande risultato. Nella mia vita ho conosciuto persone che non hanno raggiunto neanche un ventesimo di quello che ha raggiunto lui e se la tirano neanche fossero delle rockstar. E quindi questo ci tenevo a dirlo con estrema sincerità. Quindi è un prodotto che a prescindere vi consiglio, davvero lo ritengo di qualità. È la prima opera quindi di Johannes Vinci e di Simone Daragiati. Per chi fosse interessato lascio nella descrizione sotto al video tutti i dati per poter contattare l'artista e potersi accaparrare una di queste opere che a mio parere vanno comunque ad impreziosire qualsiasi collezione di Transformers, poiché trasuda tutta l'emozione, la fantasia di questo artista. Ripeto, chi volesse accaparrarselo e volesse contattare l'artista, lascio i dati nella descrizione sotto al video. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al mio canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.